Grazie, grazie, credo ultimo, spero di non annoiare troppo i già stanchi presenti, soprattutto perché diversamente dalle relazioni, molte relazioni che mi hanno preceduto, il mio tema è un tema veramente nuovo agli studi e quindi la mia non sarà una problematizzazione storiografica, ma sarà un tentativo di cominciare a definire un problema. Come abbiamo sentito oggi, il tema della violenza partigiana, il tema della resistenza civile sono stati affrontati da tempo dagli studi, ma abbiamo a disposizione solo pochissimi sondaggi pionieristici o a carattere locale o su qualche settore politico della resistenza, cioè Bottoni è autore di uno di questi pochissimi studi che hanno cercato di delineare come il tema pace sia affrontato nella cultura resistenziale. Ancora di meno abbiamo sul posto che il tema ha nelle culture politiche della transizione, perché la maggioranza degli studi, anche ricchi che abbiamo, si sono concentrati sugli anni immediatamente precedenti, cioè sugli anni della guerra fredda, dal 47-48 in poi, quindi sui partigiani della pace, sui vittori di coscienza, su Capitini e così via. Quindi il terreno è abbastanza inesplorato, io ho potuto fare solo dei sondaggi, sondaggi che però a mio avviso aprono degli squarci credo significativi e sottolineano l'importanza che ci siano nuove ricerche su questo tema. Io non so se riuscirò a rispettare i tempi, quindi dico in anticipo quello di cui mi vorrei occupare. Se non ci riuscirò saranno gli altri, ma così avete un'idea dei problemi che ho cercato di affrontare. Ho cercato innanzitutto di definire, se si possono, le caratteristiche dell'intreccio guerra-pace nella cultura resistenziale. Poi ho cercato di vedere come in realtà da questa cultura esce contrapposto a un ideale pacifista sostanzialmente in regresso, un ideale di internazionalismo federalista che viene però declinato in maniera molto variegata. Terzo punto, l'eredità di questo discorso nell'immediato dopoguerra, un'eredità che secondo me ha determinato non una cultura ma tante culture della pace. E poi una domanda, se quanto questo tema è 1945, agosto del 1945, esplosione atomica e uscita Nagasaki, se quanto la discussione su questo ha influenzato la cultura della pace. Infine una velocissima conclusione in cui ho cercato di guardare al dibattito costituzionale sull'articolo 11, ma guardarlo dal punto di vista di ciò che l'ha preceduto, cioè di considerarlo essenzialmente come il riflesso di un processo di culture politiche che aveva sedimentato un certo approccio al tema pace. Cominciamo dal primo punto. Vorrei partire da un quadro. Un pittore austriaco, Oskar Kokoschka, espressionista, condannato dai nazisti come esponente di arte degenerata, povero a Londra, nel 1943 dipinge un quadro, chi ha iPhone, iPad, computer, può andare sulla rete, lo trova subito, che si intitola Perché cosa combattiamo? Al centro troviamo una madre affamata con un bimbo smunto, rannicchiato, che gioca con un rannicchiato in greco naturalmente, che gioca con un topo. Sopra di lei un uomo denudato mostra sul petto la iniziale di P in lunga, Pereat Iudeus. Dietro un vescovo benedice le truppe con una mano, con l'altra getta un soldino che si può dare anche della Croce Rossa. In fondo vediamo un lunghissimo corteo di prigionieri con le mani in alto, poi vediamo un rickshaw tirato da Gandhi, di sede il governatore della Banca d'Inghilterra e il presidente della Reichsbank. In primo piano a sinistra vediamo una fantastica macchina a forma di globo con due leve al posto delle braccia, una delle leve estrae un coniglio azzurro, simbolo della pace e di speranza per il futuro, l'altra infila ossa umane nella macchina che le trasforma in cartucce. È l'industria bellica americana, ci ha spiegato Kokoschka stesso. Davanti, in primo piano, c'è un busto di Voltaire, scritto sotto Candide, naturalmente, che ci sembra dire, in modo sferzante, con ironia sferzante, questo è il migliore dei mondi possibili. Insomma, quello di Kokoschka è una denuncia della catastrofe della guerra, di
tono globale, antifascista da un lato chiaramente, ma dall'altra parte dimistificatrice anche dei valori delle democrazie. La domanda che viene spontanea è dunque una soluzione di questo tipo, una soluzione di fondo pacifista, quella che poteva emergere come vincente dall'altra catastrofe bellica? La risposta è naturalmente assolutamente no, ma non è una domanda del tutto scontata, non è una domanda scontata perché anche se dalla guerra di Spagna in poi la crisi del pacifismo a livello europeo è enorme, non dobbiamo dimenticare che gli anni tra le due guerre mondiali, se c'è stata l'epoca del pacifismo, sono stati quegli anni, e che il pacifismo ha in qualche modo fatto una lunghissima breccia, se non altro nella cultura socialista mondiale, ha fatto una lunghissima breccia nelle chiese, se non altro in quelle protestanti, se non in quella cattolica, e attenzione, ha costretto lo stesso fascismo bellicista, lo slogan di Mussolini lo ricorderete tutti, è la guerra sta all'uomo come la maternità sta alla donna, ma questo clima ha costretto negli anni 30 lo stesso fascismo in qualche presentarsi come risposta al problema della pace, e non dobbiamo dimenticare che dal 36 in poi quelli che difendono in qualche modo, dicono di voler difendere la pace europea, sono le destre, gli isolazionisti, i filofascisti, gli appisser di tutta Europa. Allora, nell'Italia del 43 un discorso come quello di Kokoschka è improponibile. È improponibile perché se c'è una guerra in qualche modo percepita come giusta, probabilmente è la guerra contro il nazifascismo. C'è un approccio realistico e dimitizzante nel 1943 ormai al problema della guerra. È evidente che il fallimento dell'ideologia nazista e bellicista ha fatto una delusione profonda per la sconfitta e un'atmosfera di rifiuto generale della guerra del militarismo, l'abbiamo sentito ricordare, che si concretizza poi nella renitenza al servizio militare. Però è difficile immaginare una guerra, ripeto, se non più giusta, almeno meno ingiusta. Pensate all'inutile strage di Benedetto XV nel 1917. Chi avrebbe potuto dire, certo, questa è una guerra terribile, ma inutile? È assolutamente impossibile. Nessuna delle forze antifasciste ha al suo interno una cultura pacifista, ed è chiaro che la drammatica situazione dell'8 settembre le spinge quasi naturalmente a sostenere la lotta armata contro il fascismo. La resistenza parla di pace, è un sogno lontano, è stato sottolineato in uno degli studi, pochi studi esistenti, una meta agognata, anelata, auspicata, desiderata, ma una meta alla quale si fa riferimento in maniera costante. In polemica con l'esaltazione fascista della guerra, in qualche modo i partigiani rivendicano l'aspirazione alla pace come un fatto naturale, insito negli esseri umani. Un cattolico monarchico morto, fucilato, offre il suo ultimo istante per la pace nel mondo. Un contadino emiliano dichiara che io possa vivere sempre in pace ma più in guerra, e vorrei che questo messaggio possa giungere nelle mani di tutti i popoli in questo mondo, perché capiscano che impegnandosi per costruire la pace si possono evitare tutte le guerre. Potrei andare avanti con molte citazioni, ve le risparmio. Che la guerra finisca presto, ecco il lamento che in ogni minuto della giornata voi sentite da qualunque donna, scrive un giornale di resistenza femminile, nella casa, per la strada, nelle fabbriche, negli uffici. La vita senza pace tra i mortali, scrive un altro foglio, è un'iniquità, e quegli uomini che non sentono l'amore della pace meritano di essere scacciati dal grembo del genere umano. Naturalmente, altrettanto netta è la giustificazione dell'impegno armato. Forse le parole usate da Elia Ehrenburg sul foglio partigiano applicate alla libertà russa avrebbero potuto meglio essere state sottoscritte da qualsiasi partigiano italiano. Eravamo un popolo pacifico, un popolo di scienziati, di tecnici, di vari motivatori, che sicuramente si riferisce alla realtà sovietica, ma c'è stata un'ora in cui abbiamo dimenticato tutto questo. Bisognava scegliere la libertà o la morte, i maestri di scuola sono diventati dei carristi, gli insegnanti facevano saltare i ponti che avevano costruito, e i giovani, essi che erano fatti per vivere, per istruirsi e per amare, hanno marciato contro i carri armati. La stampa resistenziale ricorda che esiste anche una comunità di lotta dei partigiani,
scrive naturalmente che si fronteggiano il bene e il male e sottolinea come non si debba scendere ad alcun compromesso, stabilire alcuna tregua, facilitare alcun contatto con i fascisti. Sono sentimenti largamente consigliati, ma dietro questi sentimenti le sensibilità del mondo resistenziale restano diverse. Non è solo la sinistra socialcomunista, ma anche gli azionisti ad ammettere la violenza rivoluzionaria. Direttive programmatiche del 1944 dei quaderni dell'Italia Libera, non soltanto siamo rivoluzionari, ma non indietreggiamo di fronte a nessuna delle conseguenze che sul piano pratico ogni rivoluzione comporta. È vero che la rivoluzione nella sua eccezione di violenza, spiegano le direttive, non può essere che transitoria, non può essere che in mezzo all'instaurazione di una legalità che segni un superamento e un approfondimento dell'esperienza trascorsa, ma resta chiaro lo stesso che la violenza è inevitabile. Se necessario, continuano le direttive, anche con la violenza, noi vogliamo instaurare la non violenza. E questo si ripercuote anche sul fatto che le sinistre pensano a un tempo di pace che è innanzitutto il momento nel quale comincerà l'epurazione radicale. Un volantino di Giuseppe Dozza parla di odio mortale nei riguardi, con cui deve essere portata a termine l'opera di epurazione, mentre i cattolici, in termini naturalmente ideali, ma anche con un'intenzionalità politica sicuramente più moderata, affermano che non si può fondare la pace sopra un'idea di odio. Un altro punto che divide questa sensibilità è quello del militarismo e dell'antimilitarismo, largamente presente a sinistra e invece contestato da cattolici liberati e resistenza dei militari. Ora, renitenza al servizio militare, protesta contro la guerra, aspirazione alla pace, non si traducono in una coscienza pacifista e sono travolti in qualche modo dal nuovo mito volontario della guerra partigiana. Lo ammette uno dei pochi non violenti italiani, Aldo Capitini stesso, il quale ricorda: eravamo sparsi, nulla sapevamo organizzare che fosse visibilmente coerente, efficiente, conseguente alle idee di non violenza. Ed è significativo che gli stessi obiettori, quei pochi che ci furono, amici di Capitini, qualche caso di cattolico, quelli che rifiutarono di prendere il benedetto, decisero comunque di collaborare alla resistenza, cioè spiegarono la propria scelta individuale di non violenza senza contestare quei valori che invece inducevano gli altri a imbracciare. Un comportamento tra l'altro comune anche negli Stati Uniti, in Inghilterra, in tutta la nuova generazione di dottori di bioscienza che distingue nettamente questi obiettori da quelli della prima guerra mondiale. Allora chi sono i protagonisti della cultura della pace? I protagonisti della cultura della pace in questo momento sono altri. Sono innanzitutto gli internazionalisti, o meglio le tendenze internazionaliste e in particolare federaliste che sono diffuse nella cultura resistenziale. Solo che il tema della federazione finisce per dividere progressivamente la cultura della resistenza, per contrapporre gli uni agli altri e per essere poi progressivamente ridimensionato e declinato in maniere profondamente diverse. Rifiutato dai comunisti, che difendono a spada tratta la linea della collaborazione dei grandi, guardato con molti dubbi dai socialisti, il tema divide a sua volta all'interno della stessa ottica federalista i mondialisti, che considerano le realizzazioni parziali, cioè l'unità di area, non come tappe verso la federazione mondiale, ma come alternative pericolose, e invece i federalisti europeisti, che finiscono per considerare l'organizzazione mondiale a loro volta una riedizione di sogni diplomatici e societari vani in quanto destinati a fallire. E a questo va aggiunto quello che succede poi dopo Yalta nel 1945, quando da una parte è sempre più chiaro che saranno gli alleati a prevalere nettamente nel quadro politico e dall'altra parte ci comincia a porre un problema concreto, quello che Giovanni Fieraccini, un socialista, definisce l'infelice posizione di inferiorità nel mondo dell'Italia, che è insieme con belligerante e nemica, e il che pone
per la prima volta i problemi di un ripensamento sofferto naturalmente, ma reale, sulla necessità eventualmente perdurante di ritornare a qualche valore nazionale. Il federalismo resta, lo sappiamo tutti, una componente importante per il Partito d'Azione, ma nello stesso Partito d'Azione è una componente divisiva tra una sinistra, Bush e Lombardi, che preferisce un sistema di sicurezza collettiva, è un'area democratico-repubblicana, peraltro neanche lei omogenea su questo, perché per dire Salvatorelli si muove in un'altra direzione, lo sostiene. Tutto questo non fa svanire completamente il discorso federalista, ma lo sposta in parte in secondo piano, lo rimanda a un futuro più lontano e lo modifica moderandolo con molte componenti politiche in una forma più generica di collaborazione tra gli stati. Quindi l'eredità della resistenza non è facile da leggere: internazionalismo federalista o patriottismo internazionalista, antimilitarismo o spirito militare, mondialismo o europeismo. Quello che è certo è che di questa eredità il pacifismo non fa parte. Un insegnante, un pedagogista romano, Maria Remondi, ha raccontato: il 25 aprile ero sulla terrazza della casa di Montevideo a stendere i panni, quando tutte le sirene si misero ad ululare. La guerra era finita, ma non finirono le terribili impressioni che essa aveva date. Avevo 34 anni e mi dissi che la restante mia vita avrei dedicata a lavorare per la pace. Maria Remondi fonda un'associazione, l'associazione Madre della Pace, che ci ricorda un ruolo importante ma non minimizzabile che la componente femminile ha avuto in questo contesto, ma tutti sappiamo quanto la vita del pacifismo italiano sia stata dopo il 1945 grande, quando Capitini convoca il primo convegno nazionale dei pacifisti italiani nel 1947, raduna poco più che una seduta. E del resto nella cultura italiana manca una riflessione approfondita su ciò che la guerra è stata come fenomeno di per sé. Naturalmente ci sono commenti che ne accentuano gli aspetti negativi, ma una riflessione approfondita su questo manca, e in assenza di visioni profonde è chiaro che ci si muove lungo una linea che insiste sulla centralità di una posizione lontana dall'esagerazione, quindi lontana dal bellicismo naturalmente, ma lontana dal pacifismo. Al momento del ritorno della pace, le speranze della possibilità di dare al mondo un definitivo assetto pacifico sono indubbiamente vive, ma sono immediatamente accompagnate da preoccupazioni per la politica dei grandi, per la sorte riservata all'Italia, per quello che viene definito come il risorgere degli egoismi e delle passioni nazionali altrui, naturalmente, cioè quelli legati a Trieste, alla Francia, all'economia. Ed emergono una serie di posizioni dure e perplesse sulla politica dei grandi, a cui per esempio il Partito Comunista e il Partito Socialista, ma soprattutto il Partito Comunista, si contrappongono drammaticamente, addirittura condannando e denunciando con sdegno, lo disse Togliatti, quelle che definiva come le stolte e infami campagne sistematicamente condotte sulla parte della stampa italiana per dare l'impressione non solo della inevitabilità, ma dell'imminenza di un conflitto tra le grandi potenze alleate, campagne che i comunisti bollano come reazione. Hiroshima ha cambiato questo tipo di percezione? Certo in prospettiva, ma non nell'immediato. Solo qualche rivista isolata sottolineava il rischio di una catastrofe planetaria, non mancarono anche scienziati, qualche fisico che considerò l'aspetto di potenzialità di nuova straordinaria fonte di energia che la scoperta rappresentava, e al significato politico, etico della bomba. Un organo della resistenza si chiede, mai come dopo Hiroshima, l'organizzazione della pace mondiale è apparsa non soltanto come un ideale morale, ma come una necessità elementare, visibile, si direbbe, ai ciechi, sensibile ai soldi. Ma le risposte sono in prevalenza scettiche. Croce ricorda: la guerra non sarà mai abolita perché è nel seno della realtà, inconcepibile senza la guerra. Togliatti dipinge un quadro molto più catastrofico di quello di Croce, ma esclude soluzioni in alchimie diplomatiche,
come un'organizzazione internazionale diversa. La maggioranza degli uomini, ricorda, rimane giustamente scettica circa i piani di realizzazione di una soluzione internazionale tra gli stati, perché i popoli sentono che il vero cambiamento, l'unico cambiamento, è rovesciare l'assetto sociale. Infatti l'articolo di Togliatti si intitola "O il socialismo o la morte". Concludo. Credo che quello che abbiamo molto schematicamente esaminato, mi permetterete, ma le esigenze di tempo sono quelle che sono, aiuta a capire con grande chiarezza le scelte dei costituenti, il loro significato e i loro limiti, ciò che ci fu e ciò che non ci fu. Dalla cultura della guerra si era passati a diverse culture della pace, ognuna con qualche distinta caratteristica, e se vi era qualcosa di condiviso in queste culture era il rifiuto generalizzato della guerra senza elementi di tipo pacifista. Divise tra internazionalismo, federalismo, patriottismo internazionalista e così via, le culture che avevano fatto la resistenza trovarono in sede costituente un terreno comune, la trovarono in fondo in una formulazione molto simile a quella che la nuova Costituzione francese, pochi mesi prima, aveva già varato. Rinuncia alla guerra di conquista e alla guerra lesiva della libertà di alcun popolo, quella era la formula francese, poi in Italia la guerra di conquista cadde e la forma lesiva cambiò e diventò invece come strumento di politica nazionale, e la posizione francese consentiva quelle limitazioni di sovranità necessarie all'organizzazione dei difesa della pace, che è una formulazione che nella nostra Costituzione è stata ripresa praticamente alla lettera. Quello che non venne preso in considerazione nel dibattito costituente fu quanto era già stato previsto, per esempio, nella nuova Costituzione giapponese, cioè bandire oltre la guerra il mantenimento delle forze armate, forse è impossibile, ma non ci fu praticamente discussione su questo, o quanto più realisticamente sarebbe stato previsto di lì a poco dalla Columbia Esercita della Repubblica Federale Tedesca, e cioè riconoscere attraverso l'obiezione di coscienza il valore di una qualche scelta pacifista su base etica o religiosa. Sappiamo tutti che furono i socialdemocratici, in sede di costituente, sostenuti da qualche socialista, a segnalarsi per una qualche sensibilità in questo senso, ma i loro emendamenti vennero respinti. Il democristiano Merlin ricordò che, a differenza degli Stati Uniti, in Italia una tradizione pacifista in questo senso non esisteva, menzionò le sette americane tutelate appunto dalla legge sull'obiezione. Il comunista Giolitti definì il servizio militare obbligatorio una conquista democratica. Un altro comunista, Mario Assennato, aveva già dichiarato nel corso del dibattito sull'articolo 11 che la rinuncia alla guerra non andava intesa in senso